Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Oggi ci ritroviamo con un video particolare perché, come promesso, ho lavorato ad uno speciale che faccio uscire all'anno nuovo, quando in realtà sarebbe dovuto uscire praticamente a Natale, dove quest'anno praticamente si sono sbizzarriti un po' tutti in generale a creare una propria top 10 di giochi favoriti durante tutta la decade del 2010-2020. Pure io mi sono messo in gioco in questo esperimento, infatti spero che la mia classifica possa soddisfare dei requisiti di altre persone, dato che comunque io sono un giocatore particolare che quasi staziona su un genere, che però spazia leggermente su altre. Diciamo su altre piattaforme e su altri generi, quindi ho cercato più che altro di riunire tutti i miei gusti, di variegare un pochettino la mia classifica e quindi presentarvela, secondo il mio punto di vista. Ci sono tantissimi, ovviamente, giochi che non vengono citati, ma che faranno parte sicuramente delle menzioni onorevoli, ma la mia classifica, diciamo che è stata appunto stilata per una motivazione o per un'altra, secondo dei canoni ben precisi che comunque analizzerò e spiegherò durante la riproduzione del filmato. Detto questo, spero che questo video in generale possa piacervi, augurandovi un buon inizio anno e soprattutto augurandovi di poter restare insieme a me, proprio perché le novità all'interno del canale saranno ben evidenti. Quindi vi auguro buona visione. E noi al solito ci becchiamo alla fine del video. Decima posizione per Dying Light. Per chi non lo conoscesse, Dying Light è un bellissimo gioco frenetico d'azione che per l'appunto parla di una pandemia mondiale, dove appunto le persone vengono trasformate in degli esseri semisenzienti, ovvero degli zombie fondamentalmente, e che quindi infettano prima un quartiere, poi una città e poi uno stato. La storia è abbastanza coinvolgente, il gameplay è assolutamente fantastico, i colori, le musiche e diciamo, lo stile proprio del gioco stesso fanno da cornice ad un titolo che sicuramente consiglierei a tutti. L'ho provato diverso tempo fa, l'ho giocato singolarmente, l'ho giocato anche in cooperativa insieme al mio grande amico. Divertimento per ore, assolutamente, tramite la storia principale, le side quest e tutti i vari power-up che si possono fare all'interno del gioco. Un gameplay molto vario, con elementi anche da JRPG, dove si appunto livellano i talenti, si livellano diciamo, le abilità e tutto quello che il nostro personaggio riesce a fare. Quest'anno addirittura uscirà il secondo capitolo di questo titolo, che non vedo assolutamente l'ora di giocare, e quindi Dying Light era sicuramente uno dei giochi di cui mi sono veramente innamorato in questo periodo di tempo. Nona posizione per Kingdom Hearts 3. Anche Kingdom Hearts è stata una saga che mi ha accompagnato fin da ragazzino su PlayStation 2, poi successivamente in generale a riscoprire tutti gli altri capitoli sulle altre console che ho ovviamente seguito in giro per la rete. E ora invece col terzo capitolo ci apprestiamo a concludere quello che era il primo ciclo, della storia di Kingdom Hearts, a quanto pare, perché per un fan della saga, fondamentalmente come me, aspettare Kingdom Hearts 3 per chiudere il cerchio e finalmente avere un finale è stato deluso. È stato deluso perché si aprono nuove strade, si aprono nuove domande e quindi di conseguenza sappiamo benissimo che questa non sarà la vera fine. E quindi un pochettino con l'amaro in bocca, ma col mezzo sorriso dall'altra parte, ho apprezzato e sinceramente goduto del gameplay di Kingdom Hearts 3, delle musiche che sono sempre al top, i colori bellissimi che circondano una fantasia che in questo caso è stata accompagnata anche dalla mamma Disney, e tutto quello che ovviamente si può dire di un titolo del genere che può piacere o non può piacere, secondo me lì poi va a gusti personali.
per il dato oggettivo del gioco e per il valore affettivo che sicuramente la saga ha all'interno della mia persona, sicuramente meritava sicuramente Kingdom Hearts 3 un posto nella mia personale classifica. Ottava posizione con Dragon Quest 11. Dragon Quest 11 è stato, in generale, Dragon Quest è stata una saga che ho seguito anche come quelle precedenti che ho nominato precedentemente, fin da quando ero più ragazzino. Dragon Quest 11 ha rappresentato un forte messaggio di coraggio, dove appunto in un'era dove ormai l'action RPG, le interazioni action o hack and slash addirittura fanno da padrone al mercato, Dragon Quest ha avuto il coraggio di mantenere la tradizione e mantenere uno stile di gioco a ruolo, mantenere uno stile di gioco con combattimento a turni, ed è una cosa che io ho apprezzato tantissimo. Un ritorno alle origini, un ritorno al passato che sicuramente dà un valore aggiunto a quella che è la saga di Dragon Quest. Storie che comunque si differiscono l'una dall'altra, un po' come Final Fantasy, ma che riescono ad accomunare tutti gli appassionati, sia per lo stile di gioco, per lo stile di disegno di Toriyama, ma soprattutto per il gameplay. Gameplay che rappresenta il fantastico connubio tra quella che può essere la next gen e quello che è ovviamente il valore tradizionalista del passato. Settima posizione per The Binding of Isaac, gioco che è stato abbastanza sottovalutato, a dire la verità, anche in giro per la rete. Un titolo che invece presenta tantissimi vantaggi e forse qualche bestemmia come svantaggio. Ma per quanto riguarda il resto, un gameplay veramente molto vario, molto lungo, tantissime le ore che ci ho speso all'interno di The Binding of Isaac, dove addirittura per completarlo al 100% dovresti completare 3 salvataggi, obiettivi nascosti, challenge, run, completion mark che devono essere completati con tutti i personaggi sbloccabili e modalità che ti permettono veramente di perdere tanto tempo e perdere anche un pochettino della tua sanità mentale. La storia, tra l'altro, molto sottovalutata, la lore che viene presentata all'interno di The Binding of Isaac con dei temi anche abbastanza pesanti, con dei temi anche abbastanza seri dal punto di vista sia scientifico che anche spirituale, dato che comunque si parla di religione, si parla comunque di cambiamenti fisici, si cambia proprio di natura in generale in tutte le sue forme. Quindi un gioco che riesce a unire e fare un perfetto connubio tra quella che è la storia, che può sembrare banale ma che in realtà non lo è, ed un gameplay semplice ma che allo stesso tempo riesce in un qualche modo a catturarti. Sesta posizione invece per Doom Eternal, capitolo di Bethesda che mi ha letteralmente fatto divertire un botto. Mi mancava tantissimo l'ambientazione Doom, mi mancava tantissimo anche il suono delle musiche che Mick Gordon è riuscito a rendere a un livello superiore. Il gameplay frenetico unito alla musica che fa da cornice a questo titolo ha veramente creato un qualcosa di spettacolare. Non mi divertivo così da parecchio tempo. È un peccato che comunque Doom sia forse un genere un po' più di nicchia rispetto a tanti altri FPS, dato che comunque io il primo per esempio l'ho giocato su Nintendo 64, quindi immagino che comunque la fan base di base dei giochi di Doom possa essere abbastanza vecchiotta. Non mi definisco vecchiotto, però avendo comunque constatato come la Nintendo 64 abbia avuto praticamente il mio primo Doom, il mio primo capitolo di Doom, e rivederlo comunque dopo anni qui sulla piattaforma digitale è stato veramente un bellissimo approccio, se devo essere sincero. E quindi la musica, il gameplay frenetico, i colori anche, che sono veramente spettacolari, hanno praticamente unito il tutto in maniera ineccepibile. Quindi veramente veramente ottimo lavoro. Quinta posizione invece per Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Metal Gear Solid,
come la maggior parte dei giochi presenti in questa lista, fa parte comunque di quello che è il mio essere ragazzino. Infatti, se parliamo comunque della decade 2010-2020, ci sono diverse interazioni dei vari capitoli che ho vissuto comunque anche su PlayStation. Metal Gear Solid è stato per l'appunto un capitolo che ho conosciuto tramite la PlayStation 1 con il famosissimo Metal Gear Solid, ovvero la prima parte del capitolo di Solid Snake, dove poi successivamente, andando ad approfondire la storia, andando ad approfondire la lore, si va a scoprire che comunque ci sono tantissimi altri titoli per le console precedenti che narrano appunto la vicenda del padre di Big Boss e che parlano poi soprattutto di come effettivamente David, ovvero il nostro Solid Snake, abbia preso successivamente il posto di suo padre. La storia in generale è molto frammentata, molto complessa, ma i gameplay, che si differenziano comunque un pochettino gli uni dagli altri, sono riusciti veramente a rendere un titolo così complesso anche così divertente. Metal Gear Solid 5 presenta anche la meccanica di un open world addirittura, cosa che io ho apprezzato tantissimo. La libertà di esplorazione, la libertà di interazione anche nelle missioni e anche la varietà per quanto riguardava anche il meteo o comunque per quanto riguardava anche la possibilità d'azione, la strategia che ti viene concessa, è un qualcosa di veramente fenomenale. Un capitolo come Metal Gear Solid, giocato esattamente in questa maniera, ti fa capire come il progresso in generale del videogioco si stia facendo strada sempre più nel dettaglio e si stia facendo sempre più strada all'interno comunque anche delle nostre menti e soprattutto dei nostri joypad. Quarta posizione invece per un titolo che probabilmente molti non si aspettano, fondamentalmente Nier Automata. Nier Automata è la punta dell'iceberg di una bellissima saga cominciata con Dragon Guard, successivamente con Nier, e che adesso va a concludersi, o per meglio dire sta andando a raggiungere la conclusione con Nier Automata. Nier Automata è stato un titolo che mi ha veramente colpito, non solo per un qualcosa che tutti possiamo comunemente andare d'accordo, ovvero 2B, ma mi ha colpito tantissimo anche per il suo lato di gameplay, ma soprattutto per le musiche. Le musiche di Nier Automata, le host che si possono sentire all'interno del progetto di Nier Automata, sono un qualcosa di fenomenale. Io, per quanto riguarda le host, penso di avere probabilmente qualche problema in più rispetto agli altri, perché mi ci fisso in maniera particolare. E se un gioco, nonostante il gameplay possa essere divertente, ma non ha quella host che ti accompagna e che ti fa rivivere quella sensazione, che ti rifà vivere quel momento, secondo me ha qualcosa che manca. Nier in tutto ciò non manca nulla: gameplay frenetico, gameplay divertentissimo, storia che ovviamente, conoscendo tutta la lore che c'è dietro, è assolutamente un qualcosa di fenomenale, letteralmente fenomenale, unito al tutto ovviamente da una buona dose di concentrato di 2B, che sicuramente aiuta l'occhio e dà un pochettino di quella fanbase che tutti quanti abbiamo sognato. Yoko Taro, ovviamente genio indiscusso del marketing, per aver creato comunque dei personaggi che possono catturare la nostra attenzione per diverse ore sullo schermo. Quindi un gioco che sicuramente consiglio di provare, magari per chi ovviamente non ha mai avuto la possibilità di poter provare e di poter giocare un titolo del genere. E poi, ovviamente, cosa non da tralasciare, il fatto che quest'anno uscirà anche la remastered della versione Replicant, che sicuramente andrò a giocare live sul mio canale Twitch e che sicuramente andrò ad analizzare con tutti i presenti che vogliono accompagnarmi in questo viaggio. Il podio invece si apre con uno dei giochi che probabilmente, per chi mi conosce, può magari non inquadrare in questa posizione, ma anche per questo c'è una motivazione ben fondata. La terza posizione viene occupata ovviamente da Final Fantasy VII Remake. Final Fantasy VII Remake, così come Final Fantasy in generale, rappresenta il punto praticamente principale del mio canale. Final Fantasy è una saga che mi ha accompagnato veramente
da praticamente tutta la vita. Il primo che ho giocato addirittura a 7 anni, 7-8 anni, è stato per l'appunto l'ottavo capitolo. Poi successivamente giocai il 9 e infine giocai il settimo. Il settimo, per grafica e per tutto, all'inizio fu quello che mi piacque meno, ma fondamentalmente crescendo e soprattutto grazie al personaggio per eccellenza che ha accompagnato il mio canale da sempre, ovvero Sephiroth, è diventato il mio preferito. Avere la possibilità di rigiocare un remake alla mia età e soprattutto in questo periodo è stato veramente bello. È stato veramente bello perché nuove musiche riarrangiate, un nuovo titolo con una nuova impostazione per quanto riguarda il gameplay, molto più action, molto più frenetico, un po' meno RPG se vogliamo dirla tutta, ma sicuramente con i suoi elementi che lo caratterizzano dalla testa ai piedi. Le musiche, il gameplay, le immagini e soprattutto la grafica mi hanno letteralmente conquistato. Vedere tutto finalmente in HD in un gioco dove al massimo la risoluzione poteva essere di qualche pixel e qualche cubo messo a destra e a sinistra, e adesso avere la possibilità di poter vivere un'esperienza nuova, perché appunto si parla di un remake, quindi un'esperienza nuova di un titolo del genere, mi ha sicuramente lasciato qualcosa dentro. Seconda posizione invece abbiamo The Last of Us. The Last of Us era un gioco che comunque io avevo solamente sentito in generale dal punto di vista mediatico e anche dal punto di vista in generale videoludico, ma che non avevo mai provato per conto mio. Un giorno mi sono deciso fondamentalmente a provarlo e portarlo ovviamente in live su Twitch e devo ammettere che scelta non fu più saggia, proprio perché la storia, soprattutto il gameplay, anche molto molto stealth, molto molto particolare, mi ha riportato praticamente alla mente diversi titoli simili, ma soprattutto mi ha aperto la strada verso quella che era appunto la fan base e soprattutto il gioco proprio di The Last of Us. Mi ha veramente colpito la storia, mi ha colpito anche qualche musica, devo ammettere un po' meno musica, tanto non tanto quanto le immagini forti che si vedono all'interno del capitolo. Empatizzare con i personaggi è un qualcosa che al giorno d'oggi viene difficile, cosa che invece su The Last of Us riesce a fare praticamente sempre. Ogni personaggio, ogni transazione, ogni scena è come se tu fossi lì e fossi immerso in quella determinata storia e riuscissi quasi a toccare con mano i personaggi e sentirli appartenenti a te. Storia veramente pazzesca, non smetterò mai di dirlo, ma soprattutto quello che ti colpisce è il gameplay, e quello che ti colpisce anche, ripeto, sono le forti immagini che veramente ti fanno empatizzare con tutti i personaggi a tuo fianco, quindi veramente tantissima roba. Prima di scoprire il vincitore di questa classifica, o per meglio dire la prima posizione, ci sono anche diverse menzioni onorevoli che bisogna assolutamente fare, perché reputo che sia giusto anche inserire alcuni titoli che non hanno trovato lo spazio giusto all'interno di questa classifica, ma ovviamente per motivazioni ben fondate. Cominciamo con Persona 5 Royal. Persona 5 Royal è un altro di quei giochi di ruolo che è letteralmente il principe, è letteralmente forse anche il re addirittura dei giochi di ruolo, perché rappresenta veramente lo stile RPG vecchio stile, con i combattimenti a turni, le musiche dinamiche, la grafica coloratissima e in stile anime che cattura parecchio l'occhio. Non fa parte di questa classifica perché ancora fondamentalmente non l'ho finito, quindi non mi sentivo di inserire un gioco che non ho completato all'interno di una classifica dove ci sono tutti i titoli che ho amato, apprezzato e soprattutto completato, per fare comunque un pari livello rispetto a tutti quanti gli altri. Ho giocato comunque già una parte iniziale di Persona 5 e già comunque vi posso garantire che è uno spettacolo di gioco, anzi sicuramente lo continueremo su Twitch, non vedo l'ora di poterlo continuare su Twitch, e quindi mi sembrava giusto metterlo all'interno di questa classifica proprio perché Persona ha preso una parte importante anche del mio cuore.
Hades, che è un altro gioco che ho apprezzato e scoperto purtroppo soltanto a fine di quest'anno, ma proprio veramente fine, quindi a Natale, sono riuscito a scoprire questo piccolo capolavoro che ovviamente è uscito da poco, non aveva la possibilità di potermene fare innamorare in così poco tempo e invece ci è riuscito. Un ottimo titolo che mischia un'azione frenetica al roguelike, simile, molto simile a The Binding of Isaac, una storia e comunque tutta la mitologia greca e romana che viene rappresentata e che viene anche studiata in un modo diverso, e quindi il coraggio e soprattutto la capacità di questo progetto totalmente indipendente di poter sbancare in mezzo ai pesci cani delle grandi aziende ha veramente preso sicuramente qualche punto in più, anche per il coraggio e soprattutto per la capacità di riuscire a imporsi in un mercato ferreo ed un mercato abbastanza proibizionista come quello che stiamo vivendo in questo momento. Red Dead Redemption 2, altro titolo che non ho purtroppo completato, quindi non presente all'interno di questa classifica, ma che assolutamente dovevo inserire all'interno di questa classifica, perché anche in questo caso abbiamo un gameplay divertentissimo, scene, colori e fotografia che sono un qualcosa di fenomenale, veramente molto 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 bello dal punto di vista grafico, molto bello anche dal punto di vista storico, nel senso di comunque di storia, di interpretazione, anche un po' di doppiaggio forse, se devo essere onesto, ma che per alcuni bug giustamente non si può fare una colpa e non si può rovinare un titolo del genere. Poi ovviamente altra menzione per Genshin Impact, titolo che comunque ha sbancato letteralmente il lunario, ha sbarcato il lunario durante quest'ultimo periodo del 2020, un gioco su cui veramente non avrei puntato un euro, ma che in realtà mi sta accompagnando già da diverso tempo e che mi sta portando via parecchio tempo, proprio perché il gameplay e soprattutto alcune meccaniche in varianti gacha mi hanno permesso comunque di avvicinarmi a questo titolo, provarlo e poi successivamente innamorarmene. Devil May Cry 5, altro titolo che non ho completato al 100%, ma semplicemente perché a parte il punto di vista sentimentale che mi lega adesso dai vecchi Devil May Cry, soprattutto il 3, che è stato il primo che ho giocato in maniera completa come Dio comanda, non mi ha trasmesso magari quelle emozioni che mi aveva trasmesso invece il terzo capitolo la prima volta che ci giocai. Una storia forse un po' vista e rivista, un gameplay abbastanza ripetitivo che accompagnato da delle musiche spettacolari sinceramente non mi hanno dato la possibilità di poterlo inserire all'interno di una classifica così importante come tutti quelli che sono stati i giochi per me più importanti all'interno di questa decade e che mi hanno accompagnato in maniera molto 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 evidente. Poi un'altra menzione ovviamente va su Borderlands 3, capitoli che ho giocato, rigiocato e rigiocato ancora una volta. Borderlands 1, 2, the pre-sequel e tutto quello che ovviamente potevo giocare, li ho giocati sempre e comunque, titoli che personalmente parlando anche con loro stile e con la loro meccanica, anche un pochettino da GDR, mi sono sempre rimasti nel cuore. Non abbastanza da metterli in classifica, dato che comunque il terzo capitolo, a differenza degli altri, l'ho trovato un po' più deludente. Forse l'innovazione, il cambiamento che stavo aspettando non è arrivato col terzo capitolo e quindi mi hanno in un qualche modo bloccato e non mi hanno fatto apprezzare forse appieno un titolo che magari nella mia età un po' più piccola, quindi nella mia età un po' più tenera, avrei sicuramente apprezzato di più, quindi forse una maturità in più mi ha permesso di valutarlo meglio e mi ha permesso sicuramente di potermi distanziare da questo genere che forse si è un po' fossilizzato. E poi GTA 5, dato che comunque GTA rappresenta probabilmente il centro
della mia generazione, da GTA San Andreas a GTA Vice City, tutti i vari capitoli che hanno aperto il mondo a questo tipo di gioco, proprio dove tu sei il padrone della tua vita, sei il padrone delle tue azioni, e tutto ciò che fai ovviamente può essere un bene o un male, a seconda di come lo puoi vedere. GTA è stato veramente un capitolo all'interno della mia vita, della mia esistenza da videogiocatore, molto importante, insegnandoti anche qualcosa, a parte ovviamente andare a investire tutti con le macchine, sparare a destra e a sinistra e fare chissà quale altre robacce, ma fondamentalmente anche GTA, soprattutto giocando la storia, giocando comunque la possibilità di poter interagire con altri personaggi, ti dà sicuramente un bel insegnamento e ti può dare comunque anche un qualcosa in cambio. Detto questo, adesso concentriamoci sul primo posto, perché ci sono diverse cose da dire. Primo posto di questa classifica: Death Stranding. Death Stranding è probabilmente il gioco più bello che io abbia mai giocato in vita mia. E non lo dico a cuor leggero, non lo dico in maniera così spassionata, ma veramente quello che ti offre Death Stranding è un qualcosa di fenomenale. L'ho addirittura definito un capolavoro, proprio perché la storia, la musica, la fotografia, il colore che viene utilizzato da Kojima è un qualcosa che rende l'opera fenomenale. Il gameplay può piacere e non piacere, anche perché fondamentalmente la storia, se vogliamo dirla così, parla di un tizio che consegna i pacchi, quindi una sorta di fattorino simulator, come è stato definito anche da me stesso fino a qualche tempo fa. La cosa che però non deve trarre in inganno è che il portare pacchi possa sembrare un qualcosa di infantile o un qualcosa di stupido. Il portare pacchi in questo gioco, in questa realtà, rappresentano un qualcosa di ben più grande, e quindi di conseguenza il valore che tu vai ad attribuire non solo ai pacchi, ma soprattutto a chi porta i pacchi, prende una sfumatura diversa. Un gioco che mi ha letteralmente rapito per la complessità e anche da un punto di vista semplicità della storia, perché una volta che lo completi e una volta che vedi con i tuoi occhi il finale, o comunque lo rivedi per 2-3 volte, inizi a capire quello che veramente Kojima vuole dirci. Consiglio a tutti di provarlo, consiglio a tutti di giocarlo, soprattutto perché un'esperienza videoludica del genere, vi posso garantire, vi può letteralmente cambiare i connotati per quanto riguarda la sezione videoludica. Detto questo, io spero che questa mia classifica possa esservi piaciuta. Fatemi magari sapere voi qual è la vostra top 10 in generale di giochi che avete giocato e che avete avuto la possibilità di, e che vi hanno dato la possibilità di potervi innamorare di questi titoli durante questi anni. I miei sono tutti abbastanza recenti, ma che hanno comunque dei legami con il passato, quindi per questo mi sentivo di inserire questi titoli e non altri. Detto questo, io vi ringrazio per aver trascorso quest'anno insieme a me. Spero che possiate trascorrere anche quest'altro anno insieme a me. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto il video e noi, come sempre, ci becchiamo alla prossima.